back in ETV. Ciao, bentornati a Balconi TV Milano. Noi siamo sempre sulla nostra terrazza, quella dell'Ostello Bello Grande. Io oggi do il benvenuto ad una band di Bari che è venuta qua per un evento di cui parleremo dopo. Loro sono i Leland Edit. Ciao, ciao ragazzi, ciao. Benvenuti. Grazie. Come va? Bene, tutto bene. Come si sta a Milano? Bello, molto bello. Cosa ci fate ascoltare? Blackfeet. Perfetto, ne parliamo dopo. I don't give a fuck about you. I swear I never, never known you. I just keep telling me, yeah, it was you, yeah, it was you, yeah, it was you. I don't give a fuck about you. I swear I never, never known you. I just keep telling me, yeah, it was you, yeah, it was you, yeah, it was you. Into your arms, into your arms, I will fall apart. Into your arms, into your arms, you dream my heart. I feel so useless. Still into your arms, we'll fall apart. Into your arms, into your arms, you drain our hearts. Allora ragazzi, come ho anticipato prima, voi siete stati tra i protagonisti di un evento che si è tenuto qua a Milano e tra l'altro l'Ostello Bello Grande è stato la location di chiusura, diciamo, dell'Odin, che è un'academy promossa dal Line Check, e voi siete stati tra i quattro artisti selezionati da Rockit per parteciparvi. Com'è andata? È andata molto bene, è stato molto interessante e illuminante per certi tratti. Diciamo, noi veniamo da Bari, la provincia dell'impero, quindi siamo ben lontani da certe logiche dell'industria musicale, quindi qua abbiamo capito molto come far fruttare la cosa, almeno come... Anche se comunque in Puglia, cioè, esiste una scena, comunque anche grazie a quella siamo arrivati qui, quindi diciamo si incontra con questa cosa qua bella, secondo me. Sì, diciamo, la Puglia si sta svegliando da questo punto di vista, sì, però qua abbiamo fatto come un salto nel futuro. Okay. Anche perché la Puglia è anche la patria di un'altra band che
che ha partecipato all'Odin, sì, no, che sono gli Nude. Sono stati con noi anche fino a poco fa, gli Nude. Ok, ascolta, per quanto riguarda gli incontri che avete avuto in questi giorni, so che c'erano anche delle sorte di workshop, tra cui anche quello con Music Razer. Sì, quello è stato molto, molto bello. Abbiamo conosciuto Daniel, che è anche una persona squisita, e ci ha, diciamo, fatto capire come poter trasformare il nostro appeal sui fan in un modo per riuscire a campare, semplicemente. E per quindi, fare della musica un lavoro. Sì, modo. Per fare della musica un lavoro, sì, che è fondamentalmente l'unica cosa che vorremmo fare. Okay. E a questo proposito, a maggio 2016 è uscito Tempo, mm-hmm. vostro ultimo album. Cosa ci potete dire? Cosa possiamo trovarci dentro? Ci sono 10 tracce registrate, diciamo, in un anno e mezzo fra scrittura, composizione e arrangiamento. E a maggio, sempre a maggio, è uscito il nostro primo singolo con videoclip, Midnight. E a breve uscirà anche il secondo clip, non vi diciamo il nome, ce lo teniamo segreto. Va bene, aspetteremo. Va bene. Per gli spettatori di Balconi, insomma, loro devono sapere che oggi siete venuti qua in acustico, ma in realtà siete una band a metà tra rock e elettronica. Sì, diciamo, siamo degli acquirenti compulsivi, quindi siamo pieni di sintetizzatori. Allora un giorno abbiamo deciso di metterli tutti in un unico tavolo. È diventato inconsapevolmente il nostro simbolo. Infatti c'è questo tavolo che chiamiamo Cake, che c'è anche una candelina che è una piccola abat-jour dell'IKEA. E gli strumenti sono belli incollati là, che così ci ruotiamo attorno. Noi l'abbiamo fatto per semplice comodità, e invece la gente ci ha detto: cavolo, è proprio bello da guardare. Siete riconoscibili per quello. Quindi questo live acustico è quasi un'esclusiva per Balconi TV, sì. Possiamo dirlo. Sì, sì, infatti è stato anche un po' strano riarrangiare in questa maniera, però ci piace come che atmosfera crea. Perfetto, ragazzi, grazie mille, grazie a per voi. Essere sì, stati a voi. Con noi. Alla prossima su Balconi TV Milano. Ciao. Ciao. Ciao.